Madò, guardate che disastro, Oh, sono più ragazzi. buono. Che devo fare? Come che devi fare? Vuoi cucinare? Ti vuoi Lo muovere? so. Come si accende? Il sale. Mo lo metto. No, 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 ormai amore, no. no, No, amore, no. no, ormai. Ma almeno lo scolavi dalla scatoletta. In che senso lo scolare? L'olio della scatoletta lo No, tutto toglievi. intero, Che vai, tutto schifo. intero. No, tu ti mangi la tua opera così bella e schifosa. Bruciato. Che puzza. Ragazzi, veramente, come si chiama la pancetta? E Ancora! come Che si è chiama? Lo spec. Che stai a dire che è È buono? scotta. Ma che dice? Scotta! Io prima Tagliavi i lavoravo. panini, Sì. no? La via luce. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova challenge. Oggi, già gli viene da ridere, cucinerà mio marito per 24 ore. Cucineremo benissimo oggi. Vuoi se non so cucinare? No. Incominciamo questa challenge con una prova davvero molto molto semplice. Qui ci sono dei cornetti surgelati, li devi solamente infornare. Buongiorno, eccoli qua, c'è uno piccolino anche per Michele, ovviamente. Ragazzi, Che c'è? Non sai come metterli? Dai, mettili uno alla volta, dai. si sono fatti. No, sono bruciati, che Non fa schifo. niente, dai. Si sente puzza di Ma come li devo bruciato. prendere? Madò. Guardate che disastro, Oh, sono più ragazzi. buono. Gli ho già preparato tutti gli ingredienti. Cucchiaio di legno. Io dico cucchiaio di legno, mi fa Vabbè. vedere lo specchio, no vabbè. Cucchiaio di legno, pasta, speck e panna. Qui c'è la bilancia perché noi la pasta la pesiamo. Cominciamo a pensare alla pasta, Io ragazzi. osservo. Sto bilato, ecco, sì, senza accendere la bilancia Mo comincia l'accendo. molto bene. Ora andiamo a mettere l'acqua. Bene ragazzi, ora che devo fare? Come che devi fare? Vuoi cucinare? Ti vuoi Lo so, muovere? la pentola ci vuole. Oh, madonna, rompi i piatti. Dove Vuoi prendere il colapasta già sta pure? con la pasta? Ah, questo qua. Vediamo tu quando li metti, se va bene. Penso che va bene. Un altro Ancora, metti. buco? Come si accende? Sei uno chef schifoso proprio. Perché, scusi? Io sono chef Canavacciuolo. Sì, va bene l'acqua, ma vuoi prendere una padella per fare il sugo della pasta? Sugo della pasta? Che sugo? Devo cuocere la panna. Che devo fare? Magari devi mettere dopo la pentola comunque. Ah, io posso sempre mettere questa qua. Che devo fare? Devo Ma mettere non la. devi chiedere a me. Lo so, ma non so fare. Devo mettere la panna? Che No. devo fare? Madonna, Il bacon, non so là, come fare si chiama? La niente. pancetta? Ma non è Che cos'è pancetta. È questa? Speck? speck. Se devo fare a modo mio, io non bisogna neanche avviare. Perché passa con la panna. Io so che la panna si cuoce, la panna no. No. Hai detto che non si cuoce. Tu hai detto che devo mettere a fare qualcosa a questa pentola, Sì. cosa? E che cosa rimane oltre alla panna? La panna? L'altro ingrediente qual è? Questo? Senza niente, da olio? No, senza niente. Tutto? No, guarda, è tutto. Mangio proprio io. Ma. Sì, un po' di più, magari, ecco. Al contrario, il cucchiaio di Vabbè. legno. Ragazzi, non ha riscaldato la padella prima di mettere lo speck, quindi io ho paura che questo speck o rimarrà un po' crudo oppure che sarà mollo. No, vabbè, mi ricordi un programma di una che non sa cucinare. Mamma mia. Ecco.
che prova a fare queste cose con la padella. Amore, ti puoi lasciare anche in pace. No, sai? È bello fare così, amore. Sì, ma non lo devi fare in continuazione, li rompi. Ah. Sì, lascia andare. Vedi, allargo un po'. Lasciali andare, vedi. Scrivete nei commenti, va bene, posso spegnere? E tu basta, cosco, incomincia a scoppiare. Va bene? Vuoi che dite, ragazzi, vanno bene? Ma sì, sono metà crudi. Non ha messo il pepe che noi amiamo nella pasta con la panna, però non gli dirò niente perché altrimenti questa challenge non vale, perché deve cucinare lui e quindi non lo so come sarà. Poi c'è un altro grosso errore che però non lo dico, lo dirò dopo perché lui mi sta ascoltando. E quindi non lo dico, sarà una cosa che renderà la pasta immangiabile. Tu hai commenti da fare? Ragazzi, io non sono del parere di mia moglie. Certo! Penso di aver fatto tutto bene, sì. A parte un po' la pancetta che... Non è pancetta! Il becco, no! È speck! Lo speck! A parte lo speck... Che e qual è l'errore proprio dovevo gravissimo? Dovevo accendere prima la pendola. No, quello è un errore, ma ho detto che c'è un errore gravissimo che ti dirò dopo. E quale? Che renderà la pasta immangiabile. Quale? Non hai idea? Il sale. Eh? Il sale. E mo lo metto. No. No, amore, no. No, amore, no. Altro errorazzo per cui stiamo aspettando un sacco di tempo perché bolla l'acqua. Non hai messo il coperchio. A posto, ragazzi, dateci 5, quanti minuti per che bolle? 5 minuti? 10 minuti? 20 minuti? 50. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Forza, buttiamo la pasta. Quanti minuti deve cuocere la pasta, amore? Almeno 20 minuti. Ma stai bene? Perché? Ma stai dicendo seriamente? Sto scherzando, almeno quei 10 minuti, 8 minuti. No, questa pasta porta 5-6 minuti sulla... Ah, beh, è buono che mangiamo su... sulla scatola, quindi già la volevi fare scotta. Se era per te mangiavamo la melma. La melma. Beh, basta, mo, lasciala. E intanto si gira in continuazione, anche troppo. C'è chi non la gira e la fa attaccare, c'è invece chi la gira in continuazione la pasta, vero? Allora, una breve intervista. Mi dica. Vogliamo scoprire le capacità culinarie di questo grande chef. Certo. Di che cosa cucinavi tu quando eri single? Pasta in bianco, riso in bianco, il sugo. Sugo come? Specifica. Vabbè, il sugo era già preparato da mia madre. Bene, quindi tu non facevi un tubo? No. Pasta al tonno, mi facevo la pasta e mi buttavo il tonno sopra. Bello, ma almeno lo scolavi dalla scatoletta? In che senso lo scolavi? L'olio della scatoletta lo togli? No, tutto in nero, che vai, schifo. Tutto in nero. No, vabbè. Cioè, io dovrei mangiare una cosa preparata da questo chef. Pensi quanti minuti sono passati, amore? Amore, vuoi assaggiare, vuoi vedere, cioè... Ma lo scopo. Vediamo, fammi vedere. Prendi un fusillo. Non ci riesco. È crudo. Un altro punto. Ma fammi capire, tra quanti anni dobbiamo mangiare? Cioè, è passata un'ora. Non dipende da me, amore. Lo sai che i tempi di cottura sono alti. Ah, ti vuoi sbrigare, per favore? Vi spiego un trucco, ragazzi. Girate sempre. Sì, in continuazione. A destra e poi a sinistra. Sì, certo. Togli la cera, metti la cera. Sto scherzando, eh! Sto scherzando, ragazzi! Assaggia! Cioè, secondo me questa pasta sarà scotta. Finalmente? Dai! Amore, tutti i bambini in pancia! E non c'è l'acqua?
Ora devo accendere un po'? No. Ah, devo solo girare? Gira. Tanto col calore della pasta. Almeno una mezza istruzione, ragazzi, altrimenti qua è la fine. Sì, perché lui è molto casereccio. Amore, c'è la schiumarola, per esempio. Eh? Che cos'è la schiumarola? Vabbè, fai come vuoi tu. Eccola qui. Io non resisto, ragazzi, almeno il pepe lo devo mettere. Mettilo anche a me. No, tu ti immagini la tua opera così bella e schifosa. C'è chi non lo mette, noi poco lo mettiamo nella pasta con la panna, quindi questo è, se voi lo considerate errore, è condiviso, perché piace anche a me così. Infatti. Ragazzi, facciamo. Buon appetito. Penso che solo per te. Sa un po' di bruciato. Che puzza, ragazzi, veramente. Come si chiama sto la pancetta? Ancora! Come si chiama? Lo speck sa di bruciato. Speriamo che la pasta è buona, amico. No, più che altro che ha azzeccato la cottura. Se vabbè, tu dici sempre così. Assaggia, amore. Che stai a dire che è buono? È scotta. Ma che dici? È scotta! Ma basta che non è dura. Ragazzi, è scotta. E questa è una pasta trafilata al bronzo, quindi dovrebbe rimanere sempre un po' callosa. No, è molla. Ragazzi, chi mangio è che... Mangio per fame. Chi è che la pensa come me? Meglio scotta... Che non cruda. Non mangiavo la pasta scotta, penso, dalla prima volta che ti ho cucinato, in assoluto. A me però piace. Devo dire, io prima la facevo pure pasta a tonno, la pasta con la panna. Non l'ho mai fatta così buona. Figurati com'era quando la facevi. Sì, che è buona. Ma pasta con la panna, col prosciutto, come la facevi? No, senza niente. La parte migliore di questa pasta è lo speck, punto. Perché è bello saporito. Te l'ho fatto proprio almeno... per la doc. No, perché lo speck è bello saporito, dà una spinta a questo piatto che con i fusilli molli. Ecco, in quel senso. Un disastro. Eppure, ragazzi, ve l'ho messa la clip. Gliel'ho detto, non è come le paste di grano, quelle normali, che devono cuocere sugli 8 minuti. Questa va dai 5 ai 6 minuti la cottura. L'ho fatta assaggiare due volte, l'ho fatta scotta. Però dai, sei uno chef in erba. Diciamo che te lo possiamo perdonare. Comunque lo aspetto. Ah, l'ha detto bene, madonna, ti devo mettere un super applauso. Sapeva di bruciato, ma è buonissimo. Se non mi piaceva lo dici. Vorresti dire che non è vero che la pasta è scotta. No, è scotta perché è morta, si sente. Ma io me la mangio lo stesso. L'importante è che non è dura. Voto, visto che devo dare un voto. Un bel 7, dai. No, si assolutamente. Ma sei come la Celentano. Sì. Io ti darei un 3. Però c'è un però. Il tuo collo del piede non è tanto male. Vabbè, allora. Diciamo bastino. Che è la pasta scotta che fa è l'errore più grave oltre al sale. Quindi io darei un 5,5. Però è un piatto molto semplice. Quindi vabbè, non è che posso cucinare alla no. Allora ascolta, io vi faccio una proposta. Di solito diciamo se arriviamo a 300 like, no ragazzi, stavolta di più, perché siamo anche diventati di più, quindi dobbiamo alzare un pochettino la posta, no? Se arriviamo a 400 like, iniziamo un altro nuovo format. Il nome non ve lo diciamo, anche se l'abbiamo già, abbiamo già pensato, ci pareva. Ah. In cui cucineremo e mangeremo
come sempre, però chi cucinerà con me? Che sarà veramente attivo, chef attivo nella preparazione dei piatti, indovinate? Ragazzi, mi sono scottato, eh! Cosa c'entra adesso? No, per dire! Allora, mi raccomando, 400 like e inizieremo un format dove cucinerà mio marito insieme a me, perché di mangiare porcherine ne ho già abbastanza, però gli farò fare delle cose un po' più difficilotte, perché è troppo semplice. Il cornetto stamattina, stasera vedrete, stamattina la pasta con la panna, insomma, per iniziare ci siamo tenuti sul facile, perché veramente non ha mai cucinato nella sua vita, tranne quello che vi ha detto, quindi sarebbe stato problematico iniziare da qualcosa di veramente troppo troppo difficile. Beh, basta, ci vediamo stasera e speriamo che Dio ce la mandi buona. Buonasera ragazzi. Buonasera, siamo arrivati alla sera. Sto tremando, ecco. Beh, non è difficile. Speriamo, non si sa mai con non te. Ragazzi, fare un panino non è difficile. Allora, diciamo che panino. Abbiamo deciso di fare un panino con la porchetta e la maionese, che non mangiamo da quando abbiamo fatto le 24 ore specialità laziali. Ci è molto piaciuto, ci è venuta voglia. Solo che questa volta ce l'hanno dato a fette. La Solo porchetta. Che questa volta lo farà lui. E farò io il panino. Utilizzeremo i soliti nostri di fiducia, ecco, maionese la conoscete. E porchetta. E la porchetta ovviamente. Ma andiamo ragazzi. Io non faccio niente. Allora questo è tuo. Quindi fai tu. Ecco. Ma tutte e quattro le devo fare? No. Ti piacerebbe. Allora, questo più grande è mio e questo più piccolo è tuo? Cominciamo a tagliare, ma taglio prima tutti e due. Apposta. Ah, l'hai tagliato bene. Certo. Che è successo? Io prima lavoravo... Tagliavi i panini, no? Sì. Abbia luce. Il paninaro. Il paninaro. Da Luigi's. Che bella porchetta, ragazzi. Piatto, lo so, ma non so. Ragazzi, vedete che bella porchetta che ci hanno dato. L'unica cosa è che oggi il salumiere l'ha tagliata molto molto sottile, non tanto è di nostro gradimento, però ormai aveva già iniziato, non gli ho detto niente, per cui. Uno. Ecco, già stai sbagliando. Perché? Perché amore, dimmi. No, niente, voglio vedere cosa fa. Quello è il tuo, scommetto, no? Stai iniziando a fare il tuo panino. No, è il tuo. Ah, ecco. Perché? No, che almeno volevo vedere com'è. Ecco qua, questo a me. Mi prende bene. Voglio mettere un po' di maionese qua, un po' di maionese. E poi lo mettiamo altre. Devi pezzi. Fare tutto tu, io non dico niente. Dimmi a me che esce un bel panino. Sì, certo. Bravo, con questo taglio. Questo è mio, vedi? Un po' di più. Per i 60, sì. Bene, ragazzi, il panino è quasi pronto. Mia moglie non ha voluto più. Questo è di mia moglie. Vedete? Sono un grande chef. Ma io dovevo fare lo chef, ragazzi. Avete visto la pasta che ho fatto oggi? Ma scusami, ormai il panino è pronto. Non sapevi mettere anche un po' di maionese sotto? Sotto è asciutto il panino. Sotto dove? Sotto le fette di porchetta. Ah, vero. Ma è bello. L'ha messo in mezzo. Poi la maionese non è nemmeno spalmata un po' sul panino. No, come è uscita dal tuo pezzo? No, non ci usa. Ma... piace da morire solo a te. Ragazzi, buonissimo. Ti piace? No. È quello un panino normale. Ho capito, ma pure un panino non lo sai fare. Cioè, vedi, me l'hai messo qua in mezzo solo. Qua in mezzo è buono. Tu hai detto. Io non ho detto niente. Io volevo fare pieno pieno di maionese. Tu dovevi mettere la maionese sopra e sotto, così si fanno i panini. Che vuoi? Papà non sa fare i panini.
Meno male che mi chiudi, ci penso io. Intanto però. Che cosa? Se lo stai mangiando. Ma perché mi piace la porchetta? Perché è il desiderio del panino della porchetta. Ragazzi, commentate, secondo voi gli piace o no? Poi quando sei costretto a mangiare certe cose, devi mangiare basta. Mettete like se volete che io faccia il paninaro. O lo chef. Io ho già finito. E meno male. Angurre, non è merito tuo. Noi chiudiamo seriamente. Sto scherzando. Non ti prendere i meriti che non hai. Oh. Ora ti vuole tutto. Ti dico come fai per un panino. Ragazzi, abbiamo finito entrambi. Momento vuoto. Io a questa cena do 6. Eh sì, non posso darti di più perché era un panino, amore. Non era chissà che cosa. Sono stata troppo gentile. Ecco. Quindi per il panino che di bimbi. Per il panino che è una cosa semplicissima ti do 6, la sufficiente. Già tanto. Mi sta bene. Non ho capito. Tu fai qualcosa di più elaborato. La prossima volta. E poi io me ne scappo. Tu invece scommetto che al tuo panino daresti? Io darei un 8 e mezzo. Era stato buonissimo. Se facciamo come hai detto tu, non ci ho pensato. Mettevo prima la maionese, poi le fette di porchetta. Poi la maionese e le fette di porchetta, usciva meglio ancora. Gli davo un bel 9. Non ci ho pensato, la fretta di farlo. La fame, buone. Ragazzi, la fame. E devo imparare. Ma che sto dicendo? No, non sono mai Sono sopravvissuta a questo giorno miracolosamente. Ci vediamo domani per l'ultima colazione, che pure è qualcosa di abbastanza semplice. Sono stata molto brava, voi lo scoprirete subito. Ultima colazione, speriamo che sia meglio della prima. Dovrà fare un semplice panino con la Nutella, speriamo che se la mangi buona. L'abbiamo presa da Lidl. Per noi è nuova perché non l'abbiamo mai provata. Mai provata. Ci ha attirato perché ha i chicchi di caffè dentro. Madonna, è riuscito a fare un panino! Ora viene a piovere, infatti è già nuvolato. Grazie. Assaggiamo questo panino che non è merito tuo, dipende dalla cioccolata com'è. Sa più di caffè che di cacao, veramente. Però dai. Almeno non è molto dolce. Infatti. E voi fate colazione con il pane, con la Nutella? Ogni tanto, non dico tutti i giorni. Noi mai, ormai lo sapete. Però quando eravamo più piccoli e mangiavamo il pane con la Nutella, sì, io di solito optavo per i sandwich, che sono questi qua. Mm. Sì, il pan carré anche, però magari più a merenda. A colazione il sandwich. Il pan carré, ragazzi, tanto di Nutella. Era così semplice questa ultima colazione che non posso dare un voto, o altrimenti dovrei dare un sì, giusto per compensare il non classificato che ha avuto la prima colazione. Poi ti ho dato a pranzo un 5 e mezzo. La sera ti ho dato 6 e mezzo, non mi 8. Ricordo più. No, impossibile che ti abbia dato 8 col panino. Vabbè, comunque diciamo che di medio hai fatto un segnino. Ci sta bene. In questa challenge. Ok ragazzi, allora la challenge è finita. Speriamo che vi abbia divertito innanzitutto, che vi abbia tenuto compagnia. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like, condividete il video. Continuate così, ragazzi. Vi state iscrivendo, mettete like. Continuiamo così. Un bacio e alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao.